Incontri Capitali porta a Pesaro in occasione della capitale italiana della cultura uno dei più noti sondaggisti italiani, Nando Pagnoncelli, che con la sua Alexio Magistralis affronta il tema dell'importanza dell'opinione pubblica nell'evoluzione o trasformazione della città. L'opinione pubblica ha assunto un'importanza davvero crescente nella società contemporanea, non soltanto per le aziende che ovviamente si avvalgono le ricerche di mercato per mettere a punto i propri prodotti e quindi per il successo economico dell'azienda stessa, ma molto spesso le ricerche demoscopiche servono alle istituzioni, alla politica, al mondo dei mezzi di informazione. Ebbene, è molto importante avere. Come dire attenzione a quelle che sono le evidenze che emergono dalle ricerche, ma è altrettanto importante non farsi guidare troppo da logiche che possono in qualche modo determinare una sorta di cortocircuito della democrazia. Cosa intendo dire? Molto spesso la politica, senza voler generalizzare, tende a rinunciare al proprio ruolo di guida del paese per inseguire l'opinione dei cittadini. No? La politica in qualche modo definisce un'agenda sulla base di quelle che sono le aspettative dei cittadini per ragioni di consenso. Ecco tutto questo da un lato snatura il senso delle analisi demoscopiche che sono realizzate per conoscere innanzitutto, per mettere in evidenza quelle che sono opinioni, atteggiamenti, comportamenti dei cittadini nelle diverse vesti, consumatore, elettore. Eh, in realtà il tema di fondo è riuscire a capire come maneggiare con grande cura l'opinione pubblica nella consapevolezza che fare ricerche demoscopiche può contribuire alla crescita economica, sociale e civile di un Paese. Un'opinione, non pubblica questa volta ma personale, Pagnoncelli la esprime anche su Pesaro 2024, Capitale Italiana della Cultura e su ciò che questo riconoscimento può dare alla città. Io da Bergamasco sono reduce un 2023 caratterizzato appunto dalla capitale della cultura eh, insieme a Brescia. E quindi abbiamo avuto modo di apprezzare diciamo, l'importanza di un'iniziativa di questo tipo. Non ho dubbi che anche per Pesaro sarà un grande successo, ma sarà un successo a due livelli. Ovviamente, si parlerà di Pesaro fuori Pesaro, e questo sarà molto importante perché sarà un'occasione eh, davvero unica per certi versi di far conoscere le tante ricchezze e i tanti aspetti positivi che caratterizzano questo territorio ma il secondo elemento estremamente importante è che consentirà ai cittadini del territorio di conoscere il proprio territorio e non è affatto scontato che lo conoscano e questo è un elemento estremamente importante perché va a mettere in luce elementi o aspetti identitari che sono sempre più importanti perché attraverso una riflessione su quelle che sono le cose che ci accomunano, le ragioni dello stare insieme, che passano anche attraverso il patrimonio culturale, e non mi riferisco soltanto al patrimonio artistico, perché la cultura è anche la cultura del lavoro, dell'imprenditorialità, della solidarietà che caratterizza questo territorio, ebbene tutto questo può rafforzare l'orgoglio e il senso di appartenenza. Ed è importante perché, come diceva un importante sindaco di Firenze, Giorgio Lapira, lui diceva che gli unici animali che hanno il guscio sono quelli privi di spina dorsale. La spina dorsale è l'identità. Se un territorio, se una popolazione ha un'identità forte, si aprirà le diversità, non avrà paura, non avrà bisogno di avere un guscio difensivo. Questo è l'augurio che io faccio a Pesaro, che a differenza di altre situazioni ha come dire, individuato anche nell'idea della città rete, cioè di coinvolgere nella capitale della cultura tutti i comuni della provincia, ecco mi pare un segnale molto interessante di attenzione al territorio ed è un elemento estremamente innovativo nel modo di organizzare e di gestire questo importante evento.